Tommaso e vi ripresento il numero 4, Michele Seminzato. Lui è un artigiano, ama sciare ed ha del segno zodiacale del toro. Meccanico. Il suo hobby preferito, pensate un po' che curiosità, sono le donne, la moto e il kickboxing, ed ha del segno zodiacale della bilancia. Complimenti Andrea, sfilava con il numero 5 e rivediamo il numero 6. Il suo nome è Emanuele Bonaldo. Professione fa il meccanico, la sua passione è la moto ed è del segno zodiacale del cancro. Un applauso per Emanuele, il mister numero 6. E continuiamo con il numero 7. Il suo nome, ve lo ricordo subito, è Abramo Muraro. Anche per lui la passione sono le donne, la moto e la palestra per mantenersi in forma. Ed è del segno zodiacale della Vergine. Di professione fa il commesso, anche lui si mantiene in forma andando in palestra ed è del segno zodiacale della Vergine. E io vi ricordo sempre che potete votare il vostro mister preferito attraverso un SMS al numero 349 645 6421. E continuiamo con l'aspirante Mister Estate 2005 con il numero 9. Lui è Cristian Valandro, fa l'imprenditore, il suo sport preferito è il windsurf, ama viaggiare e si mantiene in forma andando in palestra, è del segno zodiacale del toro. Marco Marchiori, lui fa il commesso, anche per lui lo sport preferito è la palestra, gioca a calcetto ed è del segno zodiacale del toro. Un applauso per Marco, il mister numero 10, con il numero 11, Stefano Chiappinotto. Lui è uno studente universitario, ama la danza ed è del segno zodiacale del leone. Con il numero 12 accogliamo con un applauso Marco Gallia. Di professione fa il grafico pubblicitario, ama la danza e anche lui ha del segno zodiacale del leone. Incoraggiamo i nostri mister con un applauso, alcuni di loro è veramente la prima volta che partecipano a un concorso.
con il numero 13, Luca Favaro. Lui fa l'operaio. Per mantenersi in forma va in palestra ed è del segno zodiacale del Sagittario. Con il numero 13 continuiamo con il concorrente numero 14. Il suo nome è Edoardo Addis. Fa il commerciante, si mantiene in forma andando in piscina ed è del segno zodiacale dei gemelli. Perché continuo sempre a numerare i movimenti delle mie signore. Complimenti Edoardo. Con il numero 15, Alessandro Berton. Di professione fa il commerciante, ama la pesca ed è del segno zodiacale dell'Ariete. Lui di professione fa l'animatore, ama suonare la chitarra elettrica, la sua passione è la moto ed è del segno zodiacale dei pesci. Con il numero 17, Alessandro Zanetti. Lui si è appena diplomato, pensate un po', è un bravissimo cuoco ed è del segno zodiacale del Cancro. Magari poi ci facciamo dire la sua ricetta preferita. Mi stai minacciando per caso? Mi stai minacciando? Con il numero 18, lui è Alessandro Zuanetti. È uno studente, nel suo tempo libero gioca a tennis, in inverno ama fare snowboard ed ha il segno zodiacale della Bilancia. Complimenti Alessandro con il numero 18. Ed infine vi presento il numero 19. Sto parlando di Loris Ceccato. Lui è geometra, si mantiene in forma giocando a calcetto ed è del segno zodiacale del Toro. Giocare. Sono un po' così. E allora io vorrei invitare sul palco colui che si è occupato del look dei nostri mister. Sto parlando dei stilisti della scuola Walter Caccin e Moira Bardini. Li accogliamo con un applauso. Eccoli qua che arrivano. Complimenti Walter, Moira, venite un po' più avanti, io cedo a voi il microfono perché penso meritiate di presentarvi in modo adeguato, dai. Allora noi ti ringraziamo tanto Walter e Moira, oltretutto il gruppo AGS
Art Group Studio a Castelfranco crea formazione per il parrucchiere dal principiante al professionista. Io penso che voi abbiate saputo solo risaltare la bellezza dei nostri mister. Grazie, vi ricordo che Walter vi aspetta nel suo salone a Massanzago. Grazie ancora, grazie. Ora arriva il difficile. Questa sera, anzi di preciso, abbiamo fatto le prove con i mister. Ho disegnato loro su un foglio cosa dovevano fare. E prima, caro Alessandro, che mi hai fatto? Allora, congediamo tutti i nostri mister. Ora mi segui, va bene? Andiamo sulle note del nostro DJ Mario. Ma non mi segui? Andiamo, facciamo la passerella tutti assieme. Un applauso ai nostri 19 concorrenti. Grazie Alessandro, sei simpaticissimo, per quello mi permetto di prenderti in giro. Ci vediamo più tardi. Ora invece passiamo alla giuria per quanto riguardano le miss giurati. Attenzione, le nostre miss escono in costume due pezzi, quindi un occhio di riguardo al fisico delle nostre miss. Signore e signori, iniziamo dalla numero 1. Lei è Deborah Chillò, è una studentessa. Pensate un po', come hobby fa la majorette ed è del segno zodiacale dell'Ariete. E anche qui vi ricordo che potete votare la vostra miss preferita attraverso un SMS specificando miss e il numero di fianco. Con il numero 2. In passerella per voi Agatha Track. Lei è una studentessa universitaria, ama leggere, ballare ed è del segno zodiacale dell'Ariete. Si mantiene in forma danzando ed è del segno zodiacale dei pesci. La miss numero 3. Lei invece sfila con il numero 4. Sto parlando di Ilaria Sevelievich. Anche lei una studentessa, nel suo tempo libero ama leggere ed è del segno zodiacale dell'Acquario, quindi uno spirito libero. Il suo nome, ve lo ricordo subito, è Alessia Carraro. Anche lei è una studentessa, si mantiene in forma andando in palestra ed è del segno zodiacale del Cancro. Never can
accogliamo con un applauso la Miss numero 6, Barbara Schiavon. Anche lei è una studentessa, è del segno zodiacale della Bilancia. Nel suo tempo libero ama ballare i balli latinoamericani e la sua passione è la Francia. Un applauso per Barbara, la Miss numero 6. Con il numero 7, Diletta Dallapria. Anche lei è una studentessa, nel suo tempo libero ama ballare ed ha del segno zodiacale del Leone. Un applauso per Diletta, la concorrente numero 7. Diplomarsi. Nel suo tempo libero pratica il kickboxing ed ha del segno zodiacale del Sagittario. Valentina Breda, anche lei studia vista la sua giovane età, nel suo tempo libero si mantiene in forma andando in palestra, pensate un po', gioca a calcetto, ama leggere ed ha del segno zodiacale dei gemelli. Ed è del segno zodiacale dell'Acquario. Valentina Pan, anche lei studia, quindi spera di diplomarsi. Nel suo tempo libero ama la lettura, ama viaggiare e si mantiene in forma andando in palestra. È uno spirito libero perché è del segno zodiacale dell'Acquario. All on my coco cabana, mama. Got a lot of shit with you and I love it, persona, mama. Always love to get with you, ever needed me, mama. Holla, how you check me and give me the uchi walla walla. Swallow a couple shots of the yak and make a dollar. Little mama in the crib with a focus to be a scholar. Type of example of a shorties might need to follow. Not a chicken, a bug and come with a little shop of horror. Take you to the Caribbean, down the Caravana. Complimenti a Valentina, la numero 11. E continuiamo con la bellezza della numero 12. Sto parlando di Chiara Gasparini. Anche lei è una studentessa, gioca a pallavolo ed è del segno zodiacale dei gemelli. Complimenti Chiara, l'aspirante 12. E continuiamo con
corrente numero 13. Vi ripresento Moira Visentin. Di professione fallografa, ama cucinare ed è del segno zodiacale del Sagittario. Un applauso per Moira, la Miss numero 13. E continuiamo con la concorrente numero 14, Roberta Nosella. Anche lei è una studentessa, si mantiene in forma andando in palestra, ama danzare ed è del segno zodiacale del Capricorno. Ilenia Chiappin. Anche lei è una studentessa, ama ballare, è del segno zodiacale dei pesci e ama andare a teatro. Per Ilenia, la concorrente numero 15. Con il numero 16 vi ripresento Luna Destro. Anche lei è una studentessa, si mantiene in forma praticando il nuoto ed è del segno zodiacale dei pesci. Lei indossa il numero 17, sto parlando di Elisa Carovolante. È una studentessa, pratica la ginnastica artistica e la sua specialità è la danza del ventre ed è del segno. E dopo vi farò vedere cosa è in grado di fare. Ed è del segno zodiacale dell'Ariete. Kim and Timberland, nigga, shit your jaws. Special delivery to you and yours. I rep the bitches, he rep the boys. If you rep your hood, just make some noise. I'm high on a guy in a world. Continuiamo con la bellezza della numero 18. Let me show you what I'm all about. Lei è Arika Pierobon. È una studentessa, ama ballare, nel suo tempo libero si diverte e si rilassa disegnando ed ha del segno zodiacale dei gemelli. Professione fa la segretaria, si mantiene in forma ballando la danza moderna, nel suo tempo libero va al cinema ed ha del segno zodiacale del leone. Per voi la concorrente numero 20, Elena Dallariva. Anche lei è una studentessa, si mantiene in forma con l'atletica e ama l'arte culinaria ed è del segno zodiacale del Capricorno.
con il numero 21 vi ripresento Deborah Fantinelle. Lei di professione fa la commessa ma si è diplomata in maestra d'arte, si mantiene in forma con la palestra, nel suo tempo libero si rilassa con la pittura ed è del segno zodiacale della Vergine. Schierate i conti, anzi i voti ormai sono quelli che sono. Tra di loro c'è la nuova Miss Graticolato Romano 2005. Invito Alberto Buzzanca, presidente di giuria, a seguire Bruno per il conteggio, grazie, assieme a Massimo Rizzo. Eccole qua schierate tutte dietro. Io vorrei chiamare come per i mister coloro che si sono occupati dei look delle nostre miss, solo per valorizzare la loro naturale bellezza. E allora chiamo qui sul palco il salone Marlene di Massanzago. I parrucchieri Adriano e Marlene di Massanzago propongono consulenza d'immagine per un total look personalizzato e di tendenza. Con le ultime novità della moda, dall'extension ad ultrasuoni, a colorazioni effettuate con tecniche di contrasti e velature, enfatizzando con tagli adeguati. Marlene e Adriano, eccoli qua, venite un po' più avanti, e loro sono i vostri collaboratori. Mi dite i vostri nomi. Grazie. Graziella. Andrea. Grazie anche per il vostro prezioso aiuto. Marlene, la tua donna ideale. Diciamo che hai detto un po' tutto te, quello che pensiamo anche noi di trasmettere in negozio alle nostre clienti. Noi cerchiamo di creare un look e uno stile adeguato ad ogni tipo di donna. La tendenza del momento, diciamo che è ritornato un po' quelli che sono i tagli abbastanza lineari e per trasmettere l'eleganza e la femminilità della donna, enfatizzando, così come hai detto anche te, con dei colori che possono essere comunque colori chiari, colori che vanno dal biondo, biondo sabbia, biondo chiaro, giusto per richiamare un po' anche l'estate. Grazie mille, io vi ricordo che il salone si trova in via Guglielmo Marconi a Massanzago. E ovviamente loro sono i parrucchieri Cadus, azienda leader nel mondo del capello, nonché sponsor ufficiale per il concorso La più bella del mondo. Adriano, beh, a parte che avresti potuto partecipare anche tu a Mister Estate 2005, non hai niente da invidiare ai nostri mister. Ti ringrazio.